Teresa Mannino vita privata, dal tradimento al nuovo compagno. Teresa Mannino, nata nel 1970, è una comica amatissima in Italia. La sua capacità di stare davanti alle telecamere e di far divertire tutti l'ha resa famosissima e ben presto i telespettatori la vedranno anche al Festival di Sanremo 2024. In pochi però conoscono i dettagli della sua vita privata. Ebbene, al momento Teresa Mannino non è sposata, ma lo è stata in passato. Dopo diversi anni, il suo matrimonio è finito e nella sua vita è arrivato Andrea, uomo che già conosceva e di cui si era innamorata in passato, quando era ancora sposata. Lei stessa ha raccontato che all'epoca si innamorarono di nascosto ma, dopo il divorzio avvenuto anni dopo, al 13° giorno da single lei e Andrea si incontrarono una seconda volta. L'amore è ripartito da zero e i due hanno ricominciato tutto ciò che avevano lasciato in sospeso. Teresa ha dichiarato di credere soltanto a ciò che vede, e quel giorno vide il suo destino negli occhi, che le fece stranamente incontrare proprio Andrea. Nella vita quest'ultimo è un batterista, perciò svolge un lavoro diverso dalla sua compagna. Non si sa molto altro di lui perché, non essendo un volto noto dello spettacolo, difficilmente si fa vedere e non ha diffuso molte altre informazioni sul suo conto. La storia d'amore tra Teresa Mannino e Andrea, dopo essere iniziata una seconda volta per caso, va avanti ormai da moltissimi anni. I due hanno avuto una figlia nel 2009, di nome Giuditta. Entrambi però hanno preso la decisione di tutelare la figlia dal mondo dei social, soprattutto considerando che la Mannino è un personaggio pubblico molto amato in Italia. Perciò, anche se ora la ragazzina è ormai cresciuta, non appare ancora sui social. Teresa ha raccontato che più volte le sono state fatte domande sulla sua relazione con Andrea, perché molti sono apparsi incuriositi dalle circostanze del loro secondo incontro. Per lei è tutta una questione di destino. Ad ogni modo, per il futuro non sembra esserci il matrimonio nei programmi della coppia. Nessuno dei due ne ha mai parlato e, probabilmente, Teresa ed Andrea stanno bene così e non hanno bisogno di aggiungere nient'altro alla loro storia d'amore. Non è da escludere che Andrea possa essere presente anche al Festival di Sanremo 2024, per poter vedere la sua amata Teresa sul palco dell'Ariston. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Teresa Mannino e sapevate questi dettagli sulla sua vita privata e sulla storia con Andrea? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.